Ne ho lavate tante, però questo è il primo progetto ufficiale di Officina del Pilota, con questa Mini Cooper SR53 blu Miami, il colore, derivazione Porsche, un lavoro da pazzi. Gasparro ha fatto un lavoro incredibile nella verniciatura, ma anche Giovanni Nardi, da Nardi Motorsport, che ha pensato bene di darle un motore nuovo e tante altre cose che spero abbiate visto nel video precedente a questo. Vi lascio un link qui in alto a destra, così se non l'hai visto te lo vai a vedere. Mi sento emozionato a lavarla perché è impalpabile, ragazzi, è sporca perché è stata in officina per tanto tempo, però adesso è il momento di farla splendere. È arrivato il momento di lavarla e non so se ci credi, ma io sono emozionato. Guardate qui, ragazzi, cover della maniglia porta in carbonio, tappo del serbatoio della benzina in carbonio, minigonne in stile GP in vetro resina, leggere e che abbiamo montato in un modo impeccabile, meglio di quelle di casa madre. I fender, sempre di RSI C6, che le danno un tocco più racing. Classico cerchio da 17, di cui abbiamo due versioni, sia quello nero ma anche quello argento Autech. Impianto frenante maggiorato della EBC con le pastiglie RPX per uso pista. Fari e fanali che sono stati modificati da Total Tuning Venezia e tante altre caratteristiche, migliorie, tra cui il paraurti John Cooper Works, lo scarico John Cooper Works, lo spoiler posteriore in stile Mini GP, che hanno reso questa macchina speciale, veramente speciale. Un restauro da 50.000 euro, una follia. Però attenzione, perché questa macchina verrà venduta solo ed esclusivamente a un follower di Officina del Pilota, che se segue YouTube, se segue TikTok, Instagram, tutti i social dove noi siamo presenti, e ovviamente avrà comprato una delle nostre felpe bellissime e cappellini meravigliosi, avrà diritto ad uno sconto di oltre 10.000 euro su questo progetto. Il prezzo definitivo della macchina ve lo ridirò nel prossimo video, quando avremo finito di restaurare anche gli interni. Comunque, ragazzi, vogliamo lavarla questa macchina o no? Ti faccio vedere quanto è facile lavare un'automobile con i prodotti della Maniac Line di Mafra, che le daranno una lucentezza a questa carrozzeria che non ti aspetti, non te l'aspetti. Ragazzi, iscrivetevi al canale, è gratis, è un click, è importantissimo per me per continuare a supportare questo canale. Mi raccomando, attiva anche la campanella, mettiti le cuffie e buona visione. Ragazzi, comincio sempre dai cerchi con Iron Remover, che rimuove tutte le particelle ferrose sui cerchi, sulla carrozzeria e sui vetri. Ovviamente sui cerchi ce n'è un po' di più perché c'è anche il residuo delle pastiglie dei freni. Quindi è uno step super, super importante. E poi da gusto. Mi aiuto sempre col pennello della serie Red, che è un pochino più duro rispetto alla serie Lime, che è questo qui, delicato. E spruzzo il prodotto sul cerchio e comincio a rimuovere le particelle ferrose. Come potete vedere, l'erogazione è molto vaporosa, se lo stringi è anche un pochino più diretta nel caso volessimo arrivare in punti un po' più lontani, oppure in questo modo, come potete vedere, la bomba. Nel frattempo che questo prodotto agisce e vedrete che diventa violaceo, vi faccio vedere un'altra robina qui. La macchina l'ho incartata con il telo elettrostatico quando sono andato da Nardi, perché era stata appena riverniciata e avevo il terrore che si potesse graffiare durante il metti e leva, smonta e rimonta del motore. Per cui l'ho incartata tutta e ho messo lo scotch. La macchina è rimasta quasi un anno in officina. E quindi quando ho staccato lo scotch, tutta la parte adesiva è rimasta appiccicata, incollata alle guarnizioni e anche alla carrozzeria. Un urto che non vi dico. Sta roba qua mi ha salvato, letteralmente. Deca Flash elimina catrame e residui adesivi. Ragazzi, me ne sono fatto spedire un cartone da Mafra. Guarda. Aspetta un minuto. Passi il panno in microfibra e tutto quell'appiccicoso sparisce. Questo è una roba da pazzi, da maniaci. Qui
c'era tutto il residuo adesivo. Non c'è più. Fine. Perfetto. E non vi dico su questa guarnizione porta come era conciato. Errore mio che ho lasciato lo scotch per troppo tempo e non ho utilizzato magari il 3M, quello da 8 euro a rotolo. Però nel momento in cui mi sono trovato nella situazione di panico, con questo Decaflash ho risolto i problemi. Eccoci qua. Vedete? È diventato violaceo. Ha agito. Ora col pennello Red mi aiuto per staccare i residui di particelle ferrose. Andiamo raggio per raggio con tanta pazienza e tanta volontà. Buona volontà. Poi questi cerchi sono così belli che è un gusto fare sta roba qua. È un piacere, è una goduria. Risciacquo. Siccome sono un vero maniaco e non mi accontento mai, adesso ci metto anche il wheel and tire, perché sta a fare qua rimuove tutto lo sporco stradale, come dicevo prima, le polveri dei freni, ma anche, cari signori, posso pulire gli pneumatici che sono nuovi. Queste gomme avranno sì e no 50 km sul groppone, ok? Bridgestone Potenza Sport, mi piace davvero tutto di queste gomme, il disegno. Mi piace come sono intagliate, so che vanno molto forte sulla pioggia anche se non le ho ancora provate, ma ovviamente le proveremo. Quindi, stesso procedimento, vado a nebulizzare il prodotto anche sulle gomme. Cambio pennello, sempre il Red, ma ho preso un altro pennello pulito. Pennelli io di solito, dopo averli usati, li risciacquo abbondantemente, li lavo. Che poi quando i cerchi sono così nuovi è molto più facile pulirli. Io vi consiglio di lavarla una volta a settimana la macchina, perché non dai tempo a questi residui ferrosi di attaccarsi nel canale del cerchio. Una volta sono stato un mese senza farlo e utilizzavo sempre le pastiglie RPX, quindi frenata fortissima e tanto residuo, che si è andato ad attaccare in questa zona del cerchio qui e anche sul canale. Non l'ho potuta lavare per un mese e me ne sono pentito amaramente, perché poi per staccarlo è stato difficile. Risciacquo anche qui. A questo punto effettueremo il prelavaggio, che è molto importante per evitare, durante la fase dello shampoo, i graffi. Mi raccomando, dal basso verso l'alto. Per approfondire, se vuoi ti lascio una scheda qui in alto a destra. Guardate che colore eccezionale e guardate anche come cola il pre-wash. Questo si sta portando via tutte quelle polveri sottili che ha beccato dentro la carrozzeria. E adesso un bel risciacquone non le fa male. Dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso? Il risciacquo dall'alto verso il basso. Raga, ma la volete sentire? Io sì.
come borbotta. Profuma, profumata. Pre-wash fatto. Ecco il doppio secchio. Uno con lo shampoo ceramico che andrà fatto dal basso verso l'alto e andrà risciacquato dall'alto verso il basso, e il secondo secchio per risciacquare continuamente il guanto in modo da tenerlo sempre pulito per evitare graffi sulla carrozzeria. Ovviamente col pre-wash già ci siamo parati, eh? Non lo dico. Però ragazzi, prima di cominciare con questo shampoo ceramico, scrivetemi qui sotto nei commenti se la Mini la volete vedere anche col cerchio Autech che monta quell'altra, o nero o argento. Fatemi sapere qui sotto. Diciamo, dopo averne lavate un po', che io come diluizione qui ho messo 7 litri d'acqua e 4 tappi di shampoo. Che profumo! Dal basso verso l'alto. Oh, ecco, vedi, come vi dicevo nell'intro, adesso è proprio emozionante. Perché una carrozzeria così, ragazzi, ma in fondo chi ce l'ha? Questo shampoo poi fa il suo, rendendo la superficie estremamente setosa, idrorepellente, ceramica appunto. Il risultato è quello. Ok, fatto il paraurti, risciacquo il guanto. C'è una griglia in fondo al secchio che ci permette di far staccare lo sporco. Reimmergiamo il guanto nello shampoo e andiamo qui sopra, assicurandoci di coprire interamente la superficie. È faticoso, eh? È possibile, dai. Ragazzi, ma quanto è bella sta felpa? Cioè, quanto è bella! Ce l'abbiamo così, ce l'abbiamo azzurre, nere e pure bianche, oltre alle magliette e i cappellini. E-commerce, vattela a vedere, www.officinadelpilota.com. Fatto il muso, riparto dalle fiancate, sempre partendo dal basso. No, vabbè raga, io sarò pure ripetitivo, però non la posso guardare sta macchia. Cioè, abbiamo fatto la Mini più bella d'Italia. Manca ancora l'estrattore, eh? Attenzione, mancano ancora gli interni. Attenzione! Dobbiamo mettere tante cose a punto, perché voi sapete che un progetto del genere, se lo inizi bene, lo finisci meglio. Altrimenti non sei nessuno. Ma non è per essere fighi, no? Perché hai fatto una Mini figa. È proprio per il gusto di farlo. Cioè, l'idea di venderla mi strazia. Però se la vendo a un follower vero di Officina del Pilota, che ama le 53 e che ha seguito tutti i progetti che abbiamo fatto pure con lei, e allora se la merita. E si merita pure lo scontone. Questa poi, ragazzi, è una verniciatura importante, perché c'è stato un cambio colore, la macchina è stata smontata tutta. Capisci che vuol dire? Qui noi siamo partiti proprio da zero, cioè abbiamo trasformato un rottame da 1000 euro a una macchina da 40. Che poi puoi comprarla o no? Ti può sembrare troppo, ti può sembrare poco, questo lo giudichi tu, anche in base a quello che hai visto nel vecchio video, ma vuoi mettere che gusto ti dà? La macchina che ti piace, una Young Timer di 20 anni, il gusto che ti dà riportarla a nuovo, anche perché le nuove auto sono prive di questo carattere, di questa identità forte, no, almeno a me personalmente non danno il gusto che danno le auto moderne. Abbiamo visto anche la Mini GP3, un missile, ma poi quando la guidi trasmette poco. E quindi per me ne è valsa la pena. Lo rifarei? Certo, lo rifarei. È stato faticoso, ma lo rifarei. Risciacquo dall'alto. E qui, signori, noterete cosa succede dopo lo shampoo ceramico. Guardate l'acqua come si raggruppa e come si apre e come scivola via dalla carrozzeria. Con tale facilità, solo con questo shampoo succede. Domenico è allucinante. Ma come cazzo ha fatto a verniciarla così? È spettacolare! Asciugata. Ho forti dubbi sull'ipotesi che questa macchina sarebbe potuta venire meglio, in generale nel restauro. E ho forti dubbi quando penso che ci sono dei prodotti migliori di questi.
Guardate, guardate, è tornata nuova. Era sporca, adesso è pulita. Ragazzi, intanto qui sotto in descrizione vi lascio il link dei prodotti, andatevelo a vedere, di tutti i prodotti Mafra e Mafra Maniac Line. Poi vi dico che non ho voluto appositamente mettere, chiudere il lavoro con il Quick Detailer o con l'Ultra Wax Speed, perché adesso questa macchina verrà spianata a 3000 e verrà lucidata tutta. Roba da pazzi? Sì, la facciamo diventare una show car. Sparirà quella lievissima buccia d'arancia che c'è, che veramente ragazzi è pochissima, Gaspar ha fatto un capolavoro, però noi vogliamo andare ancora un pochino più in là, spingerci un po' più su, perché questa macchina se lo merita veramente. Vi lascio ricordandovi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e poi soprattutto vi lascio con delle immagini spettacolari in B-roll con un po' di musica di questo capolavoro. E vi ricordo che mancano solo gli interni, entrerà presto da Leather Car questa macchina, è già tutto pronto ma va montato tutto. Dopodiché la porteremo in strada con un'ansia incredibile, signori, perché una sassata non si sa mai, ma chissà che ai wrap non ci faccia un bel PPF o qualcosa del genere. Insomma, mettiamo questa ciliegina sulla torta. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, vi voglio bene, siete fantastici e noi come al solito ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!